Prego. Sì, grazie. Il caso del Mar Piccolo di Taranto è un caso emblematico perché proprio nel bacino del Mar Piccolo, come si può vedere, la localizzazione del bacino del Mar Piccolo è a diretto contatto con la zona industriale dell'area tarantina e con la città. Proprio il bacino del Mar Piccolo era destinato per elementi naturali a diventare il ricettacolo degli inquinanti emessi storicamente nell'area industriale. Quello che è già noto ovviamente è che i fenomeni emissivi negli anni hanno avuto come origine il sistema industriale attualmente ancora in esercizio, l'attività della Marina Militare, quindi l'attività navale che si è sviluppata in tutti gli anni, e una serie di aziende satelliti di queste due attività che avevano il compito prevalente di gestire i rifiuti prodotti dalla produzione industriale e dalla Marina. I veicoli di trasferimento degli inquinanti, quelli più facilmente intuibili, cioè la ricaduta delle emissioni dell'area industriale, forse sono quelli meno caratterizzanti invece i fenomeni di stratificazione degli inquinanti nel Mar Piccolo. Sappiamo invece in maniera abbastanza certa che l'afflusso attraverso lo scorrimento superficiale, il trasporto solido, i veicoli di falda, ma soprattutto gli sversamenti diretti sia nel sottosuolo che direttamente nel Mar Piccolo da parte di queste attività di PCB e di rifiuti con elevate concentrazioni di metallo, hanno determinato quello che poi alle caratterizzazioni che sono seguite alle istituzioni del SIN di Taranto hanno fatto emergere come situazione del Mar Piccolo di Taranto stesso. I due fattori principali sono emersi appunto dalla caratterizzazione dell'area 170, che è quest'area qui e che è quella più direttamente interessata dalle attività della Marina, ma anche del primo e secondo seno del Mar Piccolo. Sono emersi appunto molto significativi superamenti relativi a PCB e in alcuni casi a diossine e superamenti di metalli nei sedimenti. Nel 2005 già fu presentato un progetto di bonifica per asporto per l'area 170 dei sedimenti contaminati. Fortunatamente, dico io, il progetto fu bloccato. A Taranto si sono stratificate tre tifoserie sostanzialmente socio-politico-economiche. La prima, quella più ambientalista, che propone non far nulla, cioè lasciamo che la natura determini il recupero automatico con processi naturali della qualità ambientale del sito. La seconda è la bonifichista, chiamiamola così, preme perché si faccia un intervento radicale di bonifica per rimozione per accelerare al massimo i tempi di bonifica stessa. E c'è una terza, un terzo schieramento che propone di incapsulare gli inquinanti dei sedimenti con procedure di capping. Bene, queste tifoserie hanno avuto poi un momento esplosivo quando il livello di inquinamento, soprattutto del primo seno del Mar Piccolo, trasferito ai nitidi, ha determinato la non proseguibilità delle attività commerciali dei nitidi. La terza via è il capping. Tombatura degli inquinanti. Sì. La terza tifoseria, sto parlando di tifoserie, certo. Ah, momento che adesso lo vediamo, perché se mi fate anticipare già il risultato, tra l'altro vi devo dare una grandissima delusione, non siamo autorizzati a presentarvi i risultati di questo lavoro perché non è stato ancora pubblicamente esposto e tutti i dati sono di proprietà del commissario straordinario per le bonifiche di Taranto, al quale presenteremo la prossima settimana il lavoro finale. Siamo autorizzati a presentare però la procedura di approccio
allo studio che è stato condotto. Bene, dicevo, quando i contaminanti hanno determinato il superamento nei nitidi delle concentrazioni di accettabilità per il consumo umano, allora il problema è diventato particolarmente significativo, perché potete immaginare che il sacrificio di una attività economica come quella dell'allevamento delle cozze, storicamente precedente anche alle attività industriali nell'area tarantina, con le criticità relative associate alla produzione industriale, possono creare veramente un mix socialmente ed economicamente molto esplosivo. Il commissario straordinario insediatosi, avendone la disponibilità economica, ci ha commissionato quindi lo studio del modello concettuale per l'intervento sul Mar Piccolo. Quello che noi abbiamo premuto perché si facesse, ovvero abbiamo fatto in modo che ci fosse dato come mandato di studio, era non soltanto lo studio delle possibili applicazioni delle varie tecnologie di bonifica messa in sicurezza presso il sito stesso, ma soprattutto l'identificazione delle fonti attive di trasporto di inquinanti nel Mar Piccolo, perché questa è un'osservazione che veniva fatta dal settore ambientalista ed era correttissima. Che senso ha andare a rimuovere, magari con dei rischi notevoli, quando ancora non abbiamo stroncato l'afflusso degli inquinanti dalle aree circostanti? E il secondo elemento importante è che mentre il Mar Piccolo è già praticamente fuori gioco, il primo seno è fuori gioco per la coltivazione di mitili, il secondo seno, anche se i mitili presentano delle concentrazioni più elevate degli inquinanti, comunque può ancora essere utilizzato a fini produttivi. Un intervento di bonifica, come vedremo, per asporto dei sedimenti, la tipologia dei sedimenti lo fa supporre, che non sia ben studiato e ben definito per tutte le sue ricadute, potrebbe addirittura determinare effetti negativi sull'altro seno, sul secondo seno. Quindi si va per aggiustare una parte e si guasta l'altra. Per svolgere questo lavoro abbiamo deciso di coinvolgere tutte le competenze scientifiche e tecniche pugliesi, quindi abbiamo tre istituti del CNR, l'Università di Bari, il Politecnico di Bari e di Taranto. E il primo elemento di novità che devo dire mi ha particolarmente affascinato per come si è sviluppato, è che ognuno di questi soggetti che svolgono attività prevalentemente di ricerca, per la prima volta credo nella storia della loro attività, si sono messi insieme e si sono messi insieme a lavorare, ognuno per la sua parte ovviamente, ma incrociando i dati. Cioè, man mano che il lavoro si sviluppava, ognuno forniva al collega, all'altro partner, gli elementi di base dei dati per continuare il proprio lavoro. Io non ho mai sentito parlare di procedure di questo genere, quando ognuno in genere più o meno è geloso delle sue cose, però ecco, la situazione tarantina ha fatto sì che si catalizzasse un approccio completamente nuovo e noi pensiamo molto molto efficace. Adesso io lascerei la parola al dottor Ungaro per descrivere poi le singole azioni che sono state condotte e le finalità che avevano.